Non si può toccare il bimbo, la scuola è del bimbo, non è di altri. Gli altri ci aiutano a viverla, ma la scuola è dei bambini e loro sono disperati. Mia figlia è figlia unica e aveva necessità, ha necessità di condividere le esperienze della vita, non tanto la formazione, deve vivere con gli altri bambini. La scuola è un posto sicuro, è un presidio dell'educazione. La chiusura a tappeto delle scuole della Campania, decisa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è un furto per i nostri figli. La scuola non può essere un parafulmine. La scuola ha sempre operato per il rispetto delle regole e della salute dei suoi utenti, ma non si può dire lo stesso per ciò che accade altrove e sui mezzi di trasporto. E quanto hanno rimarcato a voce alta genitori e insegnanti, protagonisti del presidio di protesta che si è svolto dinanzi alla sede della Prefettura di Salerno. Una mobilitazione per richiamare l'attenzione del governatore che a poche ore dall'ordinanza regionale ha concesso la riapertura da lunedì della scuola dell'infanzia per i piccoli dai 0 ai 6 anni. In piazza anche piccoli studenti dallo sguardo smarrito, gli stessi che alla notizia delle chiusure delle scuole hanno pianto. Una manifestazione che ha visto in piazza associazioni e coordinamenti in sostegno delle richieste delle famiglie che hanno sottoscritto un documento per rappresentare al prefetto di Salerno Francesco Russo le loro richieste. La scuola e la formazione non possono essere racchiuse nella didattica a distanza. Parte la protesta perché la didattica a distanza, signori cari, non può funzionare né con i bambini delle primarie, a mio avviso, né con le medie. I bambini hanno bisogno di stare in classe, ascoltare la maestra e di essere supportati in ogni momento. Poi c'è da dire un'altra cosa, che le mamme vanno a lavorare. Cioè, io non voglio tenere a casa mio figlio con una babysitter, fare una didattica a distanza che non funziona perché la connessione andava via, perché loro non capiscono. Il pomeriggio le mamme si trovano ad essere insegnanti, a fare i compiti, a pensare alla casa, a pensare al lavoro, alla preoccupazione dei bambini. I bambini devono andare a scuola ed imparare. Sono stati spesi milioni di euro per aprire le scuole in sicurezza e dopo una settimana, perché qui a Salerno le hanno aperte ad ottobre alcune scuole perché dovevano fare le lezioni, hanno aperto ad ottobre e poi dopo una settimana me le richiudi lasciando le palestre aperte, tutte le attività aperte, i pullman pieni di gente. Non va bene così, i bambini devono andare a scuola in sicurezza come stavano facendo. Abbiamo chiuso prima con esclusione, perché abbiamo escluso tutti e soprattutto le fasce anche più deboli, coloro che hanno difficoltà. Chi vi parla è un papà, ok? Io voglio guardare la telecamera perché dietro quella telecamera oggi purtroppo non possono esserci tanti genitori perché lavorano, hanno bambini con difficoltà e non possono essere tutti presenti. Quindi io parlo anche a nome di questi genitori. Lasciano il lavoro per i propri figli, ok? Nella disabilità la DAD, adesso DID, didattica integrata digitalizzata, non permetterà purtroppo un'integrazione perché il bambino con un ritardo cognitivo comportamentale, ok? E non solo, sullo stesso piano anche con un bambino normodotato, con tutte le sue capacità, nella primaria è proprio disastrosa, disastrosa. Una decisione che non affronta il problema, questa dell'ordinanza? No, non affronta il problema, lo sposta. Il problema va affrontato sulla questione dell'edilizia e sulla questione dei trasporti. Andava affrontato prima, non è stato affrontato, lo si affronta in pochi giorni adesso. Ma la scuola primaria, per esempio, può riaprire subito, che la scuola primaria non incide sui trasporti. I bambini o vanno a piedi o vengono accompagnati dai genitori, quindi sui trasporti, tant'è che sono tornati indietro sull'infanzia, sulla scuola dell'infanzia, e noi chiediamo che da lunedì si riaprano anche le scuole primarie, cioè è fondamentale, sulle medie e sulle superiori bisogna lavorare nella prossima settimana per aumentare i mezzi pubblici, considerate che i ragazzi già andavano per metà a scuola, già facevano una didattica mista.